Eccellenza, come dicevamo, insomma, dopo le dimissioni del primo cittadino, la città di Pavia ha bisogno di un commissario prefettizio. Lei ha proceduto alla nomina poche ore fa. Sì, infatti come sa, insomma, si sono realizzate ieri sera alle 24 di ieri le condizioni perché si procedesse appunto alla nomina di un commissario, tenuto conto che il sindaco non ha ritenuto di ritirare le dimissioni presentate. Il tempo è decisamente breve perché il commissariamento riguarderà la traghettatura del comune da questo momento fino alle prossime elezioni amministrative e quindi ho ritenuto che su un tempo così breve poter contare su un validissimo funzionario di questa prefettura, peraltro anche conoscitore del territorio, sicuramente avrebbe giovato anche alle sorti di questa città. Dottor Ferdani, come diceva appunto Sua Eccellenza il Prefetto, si tratta di un incarico consegnato a una persona che conosce il territorio e che quindi ovviamente farà da traghettatore in vista delle prossime elezioni. Sì, io ringrazio ovviamente il signor Prefetto dell'incarico che mi ha voluto conferire, un incarico che insomma mi gratifica molto su un territorio che comincio a conoscere e ad apprezzare sempre di più e credo che il dovere di un funzionario pubblico sia quello di garantire questa continuità che ci separa dalle elezioni con uno spirito di servizio per la città e per i suoi cittadini. Ovviamente si tratta di poco più di un mese e mezzo, circa 2 mesi prima delle elezioni di maggio, poi ovviamente si attenderà di capire le scelte della cittadinanza. Ovviamente io sono, diciamo, il commissario straordinario del Comune, oggi ho avuto un incontro col segretario generale e un passaggio di consegne da parte del sindaco uscente, quindi faremo una scaletta di priorità di interventi, ovviamente rimettendo poi all'amministrazione che i cittadini riterranno di scegliere quelli che sono, diciamo, i compiti e le programmazioni degli interventi, per la città.